Oggi vi parlo dei testi empirici, cosa sono e come utilizzare questo strumento open source che si chiama webpagetest.org, che non è altro che un sito dove tu inserisci un link che vuoi testare, quindi una pagina di un sito, e in base ai diversi parametri che tu scegli, come la location, il tipo di browser e tutta una serie di altre impostazioni un po' più complesse, mostra una serie di metriche e parametri che tu puoi analizzare e da lì capire dov'è che ci sono dei problemi e di conseguenza andare poi diciamo ad ottimizzarli. È un talk che ho preparato in un paio di giorni, quindi c'è tanta roba, penso che in 40 minuti riusciamo a vedere tutto, se visto qua che alzate la mano, magari salto qualcosa, eccetera. Quindi diciamo, ci tenevo a parlare prima un po' della cultura generale e spiegare diciamo, come funziona un browser, cosa avviene quando tu inserisci un indirizzo, premi invio e tutti quei secondi che passano o millisecondi a volte cosa succede nel background. Questo è uno schema di come praticamente avviene il rendering di una pagina. Quindi dal momento che io inserisco un indirizzo nel mio browser, e premo invio, parte là una richiesta e fa tutta una serie di check come DNS, lookup, eccetera, fino ad arrivare al vostro, diciamo, server dove risiede il sito. Il server cosa fa? Decodifica la richiesta, quindi se un sito è fatto in PHP, per esempio, crea la pagina HTML e tutte le risorse che la compongono e la spedisce indietro nel browser. Il browser però poi deve fare rendering di questo contenuto che gli è arrivato, quindi arriva questo pacchettone con una serie di cose dentro e il browser deve poi renderizzare la pagina. Quindi nel caso di HTML inizia a scrivere, comporre il DOM che poi dentro inizia a scoprire che magari c'è CSS, c'è JavaScript, si blocca, eccetera, inizia a costruire tutta la pagina, quindi a volte passano dei secondi. Questo è un po' quello che avviene nel nostro browser. Ci sono diversi fattori, come per esempio latency, che è la quantità di tempo necessario per un pacchetto dati per arrivare da un punto all'altro. Quindi, come cioè, faccio l'esempio di una strada, su questa strada la stessa velocità percorre un autobus e un taxi, però taxi trasporta due persone, l'autobus trasporta tante persone. Però percorrono la stessa strada, quindi è un po' come se fosse una fibra e dentro la fibra, diciamo, i pacchetti sono di dati diversi. A volte, per esempio, nel caso di mobile, questo è un esempio di una RAM, per esempio, se io navigo con Wi-Fi da una rete ADSL piuttosto che una fibra ottica, nel caso di navigazione di dati 3G o 4G mobile, qua in mezzo abbiamo la corda, per esempio, cellulare o un ripetitore, quindi quando io da un telefono digito un indirizzo di un sito web, premo ok, prima di arrivare al server, prima cerca di connettersi alla torre o al ripetitore cellulare, solo dopo va al server, quindi c'è questo, diciamo, rallentamento in più e questo peggiora ancora di più, diciamo, l'impressione che un sito fa per un utente che lo visita. Quindi abbiamo una richiesta e un ritorno. Praticamente un ritorno sono di solito file CSS, JavaScript, immagini, font, trasporta tutto indietro e poi c'è una connessione. Le connessioni in un browser moderno possono essere fino a 6, sempre se si usa un protocollo HTTP 1.1. Quindi, per esempio, se io richiedo, non so, immagini, file CSS, file JavaScript, lui può ritornare fino a 6 cose contemporaneamente, poi ne ritorna altre 6, poi ne ritorna altre 6. Invece con HTTP 2, l'argomento che ha spiegato Simone Bordet la volta scorsa, esiste una cosa che si chiama multiplex e praticamente con HTTP 2 il server può riutilizzare la stessa connessione e spedire tutte le risorse con una sola connessione, quindi non deve aspettare 6, poi 6, poi 6,
apre una e spedisce tutte le risorse tramite quella connessione lì. Quindi la tecnologia del nuovo protocollo aumenta parecchio le performance. Per esempio, quella è una cosa che puoi implementare col tuo hosting, cioè loro che dovrebbero, diciamo, accendere questa tecnologia sul server. In realtà non puoi fare niente oltre che implementare il certificato SSL, perché per far funzionare HTTP2 sul sito deve esserci anche una connessione sicura, quindi deve esserci un certificato SSL installato. Questo che è quello che avviene quando una richiesta arriva già nel browser, quindi il browser fa una richiesta e inizia a ricaricare l'HTML. Poi nell'HTML a un certo punto se ne accorge che c'è anche CSS e JavaScript. Quindi, questo significa che il browser deve tornare al server, ottenere questo CSS esterno e poi rispedirlo indietro e iniziare, diciamo, a renderizzarlo. Questo blocca il rendering della pagina, quindi finché tutta questa parte qua non viene completa e renderizzata, io non vedo niente sullo schermo, cioè la prima cosa che inizio a vedere sullo schermo accade a questo punto, quando inizia il rendering, quindi il primo pixel, diciamo, che compare sullo schermo. E dietro succede tutto questo discorso qua. Il browser quindi affronterà un minimo di 3 round trip, quindi fa una richiesta di HTML, riceve la risposta, poi dice, ma c'è anche CSS. Inizia a prendere quello, poi dice, ma c'è anche il JavaScript, deve scaricarli e renderizzarli. Per poter eseguire JavaScript dovremo anche bloccare CSS HOME, che è CSS Object Model, finché tutta questa parte non è finita non posso nemmeno eseguire JavaScript che ho scaricato e non posso iniziare a costruire il DOM. Invece, cosa sono le performance percepite? Cioè le performance percepite sono non per esempio i secondi totali di quanto viene caricato un sito web, ma quello che l'utente percepisce, la velocità che lui percepisce quando visita un sito. Quindi questo è un fattore di user experience, non è un fattore di una metrica vanitosa di avere 2 secondi di load time o non so, 3 secondi di load time. Non importa tanto il tempo che ci mettono i vostri siti a caricarsi in totale, quanto invece la velocità con la quale i vostri visitatori iniziano a vedere un contenuto e possono iniziare a interagire con questo contenuto. Quindi proprio l'impressione che hanno della velocità. Se la prima cosa che un utente vede per i primi secondi è una pagina bianca, l'esperienza sarà pessima, quindi difficilmente resterà su questo sito o se si tornerà di nuovo. Questo sono dati sostenuti da multiple ricerche. Probabilmente lo abbandonerà e non tornerà mai più su questo sito. Quindi, ottimizzando questo percorso di rendering critico, possiamo migliorare in modo significativo il rendering delle nostre pagine, sapendo appunto il rendering tree di prima, con il quale ordine vengono caricati i nostri contenuti, possiamo anche intervenire in modo che cambiare la percezione, come dicono che fake it, no? Sembra che è il sito veloce, poi in realtà in background le cose vengono caricate in un secondo momento. Quindi inizio a fargli vedere la prima cosa, intanto quello che conta è about the phone, quello che l'utente vede all'inizio su un mobile, su uno schermo piccolo, su uno schermo grande, poi il contenuto che c'è sotto in realtà subito non serve. Quindi ci sono diverse tecniche per, diciamo, per caricare il contenuto about the phone prima e poi scaricare il contenuto secondario in modo asincrono o piuttosto con lazy load quando l'utente inizia a fare lo scrolling, far comparire quella parte lì appena lui ci finisce sopra. Vedremo poi in web page test, cioè c'è un sistema proprio che mostra questo percorso di come la pagina viene renderizzata, si chiama Filmstrip, come se fosse un rullino foto e tu vedi i momenti con una frazione di, per esempio, mezzo secondo di come diciamo, il contenuto piano piano compare sullo schermo gradualmente. Quello è uno strumento molto utile per far vedere proprio le performance percettive. Per esempio Twitter e Facebook, per loro la parte più importante, Twitter la chiama Time to Fast Tweet, e quindi praticamente il contenuto più importante è far vedere i tweet, poi caricare tutte le parti del resto, eccetera, oppure su Facebook la parte centrale, lo stream delle news, poi il resto può essere caricato in modo secondario, solo per farvi capire
l'importanza di quello che l'utente vuole quando arriva su un sito, quindi ogni sito, essendo diverso da un altro, sicuramente ci saranno priorità diverse, cose diverse da ottimizzare per prima cosa. C'è una metrica che si chiama Speed Index, che indica un tempo medio con il quale un utente inizia a vedere le cose sullo schermo. C'è una formula matematica dietro, ma dopo vediamo sul webpage test. Questa cosa qui, quando fai un test, compare proprio in millisecondi. Per esempio, una delle tecniche per ottimizzare il percorso di rendering critico è quello di mettere in line una parte di CSS e il resto del file un po' più massiccio con tutto il resto del CSS, caricarlo in modo asincrono. Esiste una piccola libreria JavaScript, si chiama Load CSS, di Filament Group, non so se li conoscete, sono fissati con le web performance. Praticamente non fa altro che caricare solo il CSS riferito alla parte che si sta visualizzando nel viewport, e il resto, il file più pesante, lo carica in un secondo momento, in modo asincrono o in defer, adesso non mi ricordo esattamente come lo fa. Quindi, essendoci un pezzettino di CSS inline, l'utente vede in modo quasi istantaneo la parte iniziale del sito e la parte secondaria viene caricata dopo. Una sorta di visualizzazione on demand di Sì, about default, quindi prima magari c'è quello, poi lui ti carica quello, in praticamente realtà sai magari se vai un po' sotto vedi un piccolo flash arriva. che arriva perché quel contenuto lì non ti serve subito. Secondario, che magari compare quando inizia a fare lo scroll, oppure col tempo in background viene caricato. Oppure, per esempio, spesso vedo lo style nel CSS per il print, per la stampa, quindi tipo vedo CSS per la stampa incluse con Add Media Print dentro il CSS principale, ma se quel CSS lì serve solo per la stampa, non serve che io me lo carico ogni volta anche nel file grande, cioè è una parte di CSS inutile che aumenta il peso al file. E quindi diciamo rallenta il caricamento di questo file. Quindi, per esempio, voi potete mettere il link al print.css e poi mettere media print nel vostro header del vostro sito. In questo modo quel file lì sarà scaricato soltanto quando il documento, cioè la pagina web, andrà in stampa. Anche spezzare i file CSS in diversi media query, per esempio, faccio per ogni breakpoint, magari che ho individuato per il mio sito responsive, faccio un CSS diverso e lo carico dal header con media, query, at, min, width, eccetera, eccetera. Attenzione che però alcuni dei vecchi browser scaricheranno lo stesso tutte quelle risorse lì. Bisogna appunto vedere nel vostro sito, per esempio, delle statistiche, quali sono gli utenti, quelli che visitano di più, e vedere che browser utilizzano. Se utilizzano ancora browser non moderni, magari valuterei se fare questa ottimizzazione o meno. Altrimenti si può fare, i browser moderni, ultime versioni di Chrome, Firefox, eccetera, non scaricano tutte le risorse, ma vedono la dimensione del viewport e scaricano solo il file più adatto a quella dimensione. Quella è un'ottimizzazione perfetta, che magari riesce a ridurre il file del 50-70%, il file CSS, quello conta. C'era un esempio, sempre sulle performance percettivi, di Amazon .com e sito about.com. Hanno fatto una ricerca tra virgolette con gli utenti e Amazon, che è il sito in realtà più lento a caricarsi rispetto a about.com, però le persone lo percepivano come il più veloce. E invece about.com, che invece è velocissimo a caricarsi nel totale, le persone lo percepivano come sito lento. E quindi è qui che c'è la differenza. Non è detto che se il sito si carica in modo veloce in totale si è percepito in modo veloce, e invece viceversa il sito che magari conta molto come le persone lo percepiscono, non quanto il numerino totale dei secondi. Quello è una metrica sì che fa, ma può essere una metrica un po' vanitosa, se posso dire. Poi c'è la differenza tra test sintetico e un room, non quello che si beve. Il test sintetico è una simulazione, diciamo, dello stato di salute del nostro sito. Permette di misurare una serie di metriche come response time, numero di risorse scaricate, le dimensioni di una pagina, e
simulando diciamo le varie connessioni 3G, ADSL o fibra. Potete anche testare un sito web in protezione una volta che va online, oppure potete testare anche siti dei vostri concorrenti o qualsiasi sito vogliate testare, potete farlo con un test sintetico. E invece RUM sta per Real User Measurement, è una pratica che serve per misurare l'esperienza degli utenti reali, quindi è un monitoring costante che viene fatto attraverso degli strumenti generalmente a pagamento, come per esempio M-Pulse di Soasta, registra tutto quello che succede mentre i vostri utenti navigano il sito. Registra le condizioni reali del loro ambiente, quindi browser, tipo di connessione, la location in base a dove stanno visitando il sito, eccetera. E la differenza sta proprio, cioè, che le macchine sono molto diverse dagli esseri umani. Quindi, se io faccio un test sintetico, è una macchina che lo sta simulando. Invece, Room mostra proprio dati reali su utenti reali che visitano il vostro sito. Con Room potete misurare come vanno le performance nel tempo e come si comportano anche gli script di terze parti, perché spesso i siti hanno script di terze parti tipo AdWords, eccetera, Analytics oppure i pulsanti di share. Quegli script lì sono completamente fuori controllo. Voi potete essere sicuri sulla vostra configurazione, il vostro sito, come viene sviluppato, ma non avete sotto controllo gli script di terze parti. Esiste un concetto come SPOF, che sarebbe Single Point of Failure, sarebbe quando uno script di terze parti, per esempio, non è accessibile per un determinato momento. Se quello script lì, per esempio, interviene sul DOM, quindi sul front-end, sulla parte visuale del sito, il browser a volte potrebbe metterci anche 30 secondi, un minuto, perché quel file lì non lo riesce a trovare, quindi finché non va in timeout, cerca di caricarlo e voi magari vedete il sito caricato a metà, oppure vedete solo l'header, oppure non vedete niente. Quindi un utente va lì e si pensa che il sito non funziona. In realtà non è che il vostro sito non funziona, ma è lo script di terze parti che ha fallito e quindi vi sta bloccando tutto il rendering della pagina. Per esempio, con Room voi riuscite ad avere, diciamo, il monitoring costante anche di questi file di terze parti. Come vi dicevo, c'è M-Pulse di Soasta, che è una soluzione a pagamento, altrimenti su Google Analytics c'è la parte di performance, c'è una scheda proprio riferita alle performance, e lì ci sono delle metriche dei vostri utenti reali, potete andare a vederlo. Andate poi a cercarlo se voi utilizzate Analytics su qualche sito. Lì c'è questa scheda e vi fa vedere tutto un grafico, fa vedere i dispositivi in utilizzo, i secondi medi, le visite, da dove provengono le visite, riuscite a tracciare tutte le metriche che volete. Sono tutte quelle metriche come bounce rate, page view, tempo di permanenza sul sito e ovviamente tasso di conversione. Nel caso di siti e-commerce, quella è la metrica più importante, no? Nella media ho letto che il tasso di abbandono di un carrello è del 70%. Questo nelle condizioni normali. Pensate se il sito fosse lento durante il checkout. Cioè, un sacco di gente abbandonerebbe. Poi dopo vi faccio vedere una cosa bella anche su quello. Queste sono, diciamo, le principali differenze tra test sintetico, quindi un test simulato, e Room, che invece è un costante monitoraggio delle condizioni reali del vostro sito e degli utenti reali, quindi non una simulazione. Ultimamente Google parla molto anche di un modello che si chiama Rail, un modello di performance sempre user-centric. Non vi sto a parlare oggi di questo, ma se voi andate su Google e cercate Rail Performance Model, trovate un sacco di informazioni interessanti, stanno mettendo ultimamente proprio. Differenza tra tra PageSpeed Insights di Google e lo strumento che vedremo oggi, che è Web Page Test. Di solito Google Page Speed Insights vi mostra solo un numero, quindi una metrica vanitosa. Cioè, la cosa che leggo di più su internet: ah, come faccio ad avere 100 su 100 su Page Speed? Ma è vero che è buono avere 100, ma non ti mostra cosa sta succedendo dietro. Cioè, Google ti dice: ok, il tuo sito era 70 su 100, ok, è già buono, ma non ti dice, cioè non ti fa vedere nulla di che analizzare, ti dà solo delle best practice, dei consigli da andare a vedere, magari da modificare, ma non vedi niente. Con Web Page Test riusciamo a capire meglio
come una persona sente la velocità, le diverse condizioni di utilizzo con diversi browser e diverse tipologie di connessione. Sono diversi strumenti come, che vedremo, come Waterfall, che è la cascata di tutte le risorse che compongono un sito. E il tempo che ci mettono a connettersi, a caricarsi, dopo vedremo il grafico e vi spiegherò come funziona. E poi c'è il Filmstrip, cosa che ho detto prima, che sono dei fotogrammi di come avviene il rendering piano piano. E poi potete creare in realtà anche un video. Questo video vi mostra non altro che l'animazione di questi fotogrammi, però per esempio fa effetto se lo fai vedere a un cliente, magari in comparazione con il suo concorrente, dice guarda il tuo concorrente come sta facendo meglio di te, il tuo sito, guarda, e li metti a fianco in un video, si può esportare e farglielo vedere, è tutto open source, quindi dopo ve lo faccio vedere in una piccola demo. In sostanza cos'è Webpage Test? Webpage Test è un progetto open source che è sviluppato da gente di Google, perché Google sapete che stanno molto a cuore le performance da sempre. E loro spingono molto questa cultura attraverso diversi video, blog, libri, eccetera. È uno strumento che è stato originalmente sviluppato da AOL ed è stato messo in open source dal 2008, quindi adesso su GitHub, se voi volete contribuire, potete farlo, andate lì, fate i commit, fate l'issue e potete anche installare un'istanza privata. Questa è una cosa un po' advanced che oggi non andrò a spiegare. Però ci sono tante risorse che spiegano come farlo, quindi voi potete scaricarvi il software, installarlo sulla vostra macchina Windows, configurare diversi dispositivi e farvi un'istanza in vostra privata per fare tutto il testing che volete. La versione che è disponibile per tutti al pubblico è webpagetest.org ed è gestita sempre da diverse aziende che la supportano e diciamo della community delle web performance. E ci sono le infrastrutture un po' in tutto il mondo, in Italia non c'è, magari presto arriverà. Quindi, per esempio, siti, cioè se il vostro sito è in Italia e volete fare dei test, magari la location più vicina sarebbe quella di Francoforte, poi c'è qualcosa in Francia, eccetera, perché è importante da dove fate il test. Se il vostro test, sito è in italiano, per un pubblico italiano, avrebbe più senso fare un test simulato di una location molto più vicina da dove sono i vostri visitatori. Quindi per riprodurre, diciamo, condizioni simili. In Italia non abbiamo nessuna location, se volete contribuire al progetto potete contattare Patrick Meehan e offrire la vostra disponibilità. Se volete installare un vostro server a casa, in ufficio, se ne avete una macchina Windows a disposizione, lui può connettersi da remoto, configurare tutto, però dovreste essere ovviamente molto coinvolti nella community. Cioè, se sei un'azienda e dici, ah, lo faccio io, giusto per farti pubblicità, non passa perché comunque essendo un progetto della community open source, loro sicuramente andranno a fare tutte le valutazioni del caso. E come dicono, aspettatevi di essere hackerati, perché essendo una macchina accessibile al pubblico, sicuramente sarà massacrata di, diciamo, di attacchi. Adesso vediamo i test sintetici come PageTestOr. Prima dovete misurare le prestazioni attuali dei vostri siti, altrimenti non sapete come ottimizzarle, giusto? Individuate i vari problemi che erano nell'elenco e pensate poi alla strategia delle ottimizzazioni da fare. Prima misuro e poi ottimizzo, come dicevano anche, misuro due volte, taglio una, giusto? Essendo ogni sito diverso da un altro, senza una misurazione accurata non serve, diciamo, aggiungere tecnologie lato server piuttosto che comprare un hosting più caro, eccetera eccetera, come persero alcuni che possa aiutare. In realtà ci sono, diciamo, delle cose base che si possono fare, tecniche di ottimizzazione che poi andrò anche ad elencare, un po' di buonsenso, un po' di conoscenza ovviamente, e poi rifare il testo ogni volta che si cambia qualcosa. Quindi cambio, applico delle ottimizzazioni, rifaccio il test, ecco, faccio una comparazione prima e dopo. Ogni volta che aggiungo qualcosa rifaccio il test, così vedo la differenza oppure magari peggiora anche qualcosa, quindi non è detto che un'ottimizzazione possa andare bene, dipende sempre da sito a sito. E non fare over-optimization, una cosa che anche in SEO si dice che fanno troppe cose, poi al posto di migliorare peggiora tutto, quindi no.
con un buon senso. Potete usare Web Page Test quando volete, con una connessione a un browser, anche dal telefono, da qualsiasi punto del mondo, e potete condividere un link pubblico al test, ma lo decidete al momento del test, renderlo pubblico o meno, in modo che magari questo link lo condividete, non so, a un cliente, a un collega, in modo che siano tutti sulla stessa pagina, così vediamo tutti lo stesso risultato dello stesso test. Questo è comodo. In sostanza sono due le cose: scoprite quanto è veloce una pagina e trovate il modo di renderla più veloce. Sembra banale, ma non lo è poi così banale. Dipende sempre dai siti, cioè se è un sito grosso, un sito piccolo. Questo in sostanza è un test già fatto, non ho fatto altro che inserire il mio sito. Fare ok, facendolo da Francoforte, scegliendo come località di test in Francoforte, Germania, con un browser di Chrome. Tutti i test sono su Windows, cioè perché Web Page Test gira su delle macchine Windows. E poi una connessione a cavo che sarà 5 megabit al secondo, quindi una DSL, quelle di base base. Praticamente una volta inserito l'URL, fate partire il test. Adesso vediamo un po' quali sono, diciamo, gli elementi dei risultati che vi vengano dati. Praticamente una volta fatto un test con un web page test, la prima cosa che vedete in alto sono i gradi di ottimizzazione. Quindi lui, in ordine di importanza, vi fa vedere una serie di parametri e vi dà un voto al vostro sito, alla vostra pagina del sito, perché ogni pagina potrebbe avere ovviamente risultati diversi. Quindi questi gradi variano da A a F. La A è 90% e oltre, quindi molto buono, e F è da 0 a 59%, quindi siamo a metà o meno. Comunque vanno a incremento di 10 punti, quindi sarà 59, 69, 79, 89, eccetera. Sono organizzati in ordine di importanza. Vediamo il primo, che è first byte time, che sarebbe il tempo che passa fino a quando un browser riceve il primo byte della risposta del server. Quindi io digito il mio indirizzo, lui fa tutta quella cosa lì che abbiamo visto prima nel primo diagramma. Va al server, rispedisce la risposta e il primo byte che il browser inizia a scaricare, quello è il first byte time, generalmente è una metrica più lato back-end, per esempio. Quindi se un back-end è lento a rispondere, quel grado lì sarà molto basso, ma potrebbe dipendere da diverse cose, da un database che magari non è ottimizzato, piuttosto che magari il codice del sito fa tante query sempre al database, quindi il tempo che risponde, eccetera, e poi inizia a rispedire indietro. Sono diversi fattori che possono determinare quel grado lì. Però generalmente se non fosse A, andate a vedere qualcosa lato back-end. Poi la seconda cosa è Keep Alive Enabled, anche questa è una cosa lato server. Praticamente misura l'efficienza di riutilizzo di una connessione. A volte può succedere che per ogni risorsa inizia ad aprirsi una nuova connessione, e in realtà basterebbe cambiare solo una cosa, che si chiama Keep Alive, che cioè si può fare sia su Apache che in Nginx, e non fa altro che se una connessione è già stata aperta, lui riutilizza sempre la stessa connessione senza ogni volta aprire una connessione che magari ci mette 50 millisecondi, 100 millisecondi per ogni risorsa. Quindi inizio a scaricare una, ho già aperto una connessione, e con quella connessione scarico anche le altre senza aprirne diverse. L'altro punto è Compress Transfer. Questo non è altro che quasi sempre riferito alla compressione gzip dei file testuali. Conoscete penso la compressione di gzip, anche questa cosa qua, diciamo, è una configurazione server side. Basterebbe attivarla sempre nel vostro Apache, Nginx o altri server web che utilizzate, e non fa altro che comprimere le risorse di testuali, quindi HTML, JavaScript, CSS, HTML ovviamente. Quindi lui, il server spedisce al browser una versione compressa di questi file, e il browser non li comprime, ma in modo istantaneo, quindi non impiega veramente pochissimo.
La cosa buona è che magari se, non so, avete un CSS da 500k, spero di no, in gzip sarà magari 200 e qualcosa, quindi il tempo di trasferimento sarà minore rispetto se non utilizzate la compressione di gzip. Questa è un'ottimizzazione che vedo su tantissimi siti che non viene fatta, insieme anche a KeepAlive, sono due cose che si attivano in veramente 2 minuti, sono due regole che metti anche nell'HTAccess, per esempio. Però la compressione chiede aggiungere flusso da zero, Gzip? sì. Questo non lo so, probabilmente sì, bisogna vedere appunto del. Cioè, il problema è che poi su un Uber, no? Chiaramente se c'è poca connessione, c'è Uber, ma se poi ce ne sono Sì. tantissime, chiaramente il fatto che tu comprimi i siti riduce poi la banda, eccetera, però il server lavora di più, quindi su un sito che ha migliaia di accessi contemporanei, bisognerebbe pesare sul servo, Conta che succede poi nella prima visita, volendo tutti i file testuali vanno anche in cache, quindi così. Vabbè, tra l'altro è vero, cioè, potrebbe essere una cache, però potrebbe essere un sito, non so, un forum, un posto dove c'è molto traffico di testi, potrebbe lavorare, no, non lo so, è così. Sì, è vero, no, ha senso quello che dici. Lì dipende anche quante risorse ci sono in un sito. Se il tuo sito è che magari ha 300-400 risorse che rispedisci indietro, ovviamente quello magari ti manda in tilt il server se sono tante, come dici te, accessi contemporanei, il server va in palla, lì sì che devi aggiungere risorse di memoria, eccetera. Però anche lì bisognerebbe ottimizzare riducendo il numero di risorse, quindi cercare di farne caricare meno possibile. Per esempio, non possono essere compresse, un trasferimento compresso le immagini, perché le immagini sono fatte. Cioè sono binari, non è un file testuale, sono Sono già risorse. compresse in Sì, gzip. sono risorse binarie, puoi comprimerle con tipo immagini progressive. Sulle immagini ci sono veramente tante ottimizzazioni da fare. In realtà, se andate a vedere su http://archive.org, automaticamente lui crea un database con tutte le statistiche. Le immagini fanno l'80% di tutte le risorse del web. Ottimizzando anche soltanto le immagini, il sito migliora di parecchio. Quindi usare i formati giusti innanzitutto. Vedo spesso foto in PNG. No, aspetta, foto JPEG. Poi vedo per esempio PNG con sfondo trasparente su uno sfondo monocolore. Che senso ha? Nel senso, se io ho un sito con uno sfondo monocolore dove ho una PNG, non ha senso che io la esporto con uno sfondo trasparente, perché se la vado a mettere su uno sfondo monocolore, tanto vale, la faccio con uno sfondo già lì, quel colore lì. Qui l'altro grado è comprimere le immagini, qui lui misura, diciamo, la qualità delle JPEG, le ottimizza e poi fa una comparazione con quelle reali che hai sul sito e ti dice, ma la tua immagine, questa può essere ottimizzata di tot per cento, questa può. E in base a quello fa anche una valutazione che ti dà un grado della compressione delle tue immagini. Le immagini progressive, per esempio, sono buone per le performance percettive, sono quelle immagini che iniziano a comparire piano piano. Una qualità bassa, poi migliorano sempre di più. Però attenzione, con le immagini su mobile, per esempio, ci sono un sacco di cicli del processore. Quindi, da un certo punto di vista, le immagini progressive sono buone, per esempio su desktop, su mobile, invece ho letto che fanno andare su di giro il processore. Specialmente per quelli che hanno, come me, Risorse loro hardware basse. costano. Un altro grado è cache static content, controlla se i contenuti statici hanno un'impostazione con la durata della cache. Potrebbe esserci, per esempio, cache control max age oppure expired headers se non sono impostati. Lui ti dice, però potresti impostare fino a quando, diciamo, la cache rimane valida di tutto il contenuto statico. E poi effective use of CDN, lui ti dice se. Diciamo il CDN viene utilizzato o meno, non è che dà un grado, dice ok, CDN viene utilizzato o non viene utilizzato. In questo caso c'è la X, non sto utilizzando CDN serve più che altro per ridurre i tempi di round trip e risorse caricate, quindi il server più vicino a dove sta l'utente sicuramente avrà un round trip minore, quindi anche il tempo di spedizione delle risorse sarà minore. Non hanno parlato però, vero? Cosa? Perché non è che scegliere un CDN piuttosto che un altro, bisogna anche lì, come dire, magari. Sì, bisogna vedere da dove arrivano i tuoi utenti più che altro e poi in base a quello valutare
in base ai server disposti di un accidente questo e un altro, a vedere quello che ti conviene di più. Cioè, ha senso avere la macchina il più possibile vicina alla massa della tua utenza. Quindi se i tuoi utenti sono per lo più in Italia, avrebbe senso avere una CDN che abbia un server farm in Italia, così le risorse sono più vicine a dove l'utente, viene a visitare il sito. Poi c'è tutta una serie di queste metriche qua che sono anche molto importanti, perché queste ti dicono non soltanto dati, diciamo, tempi totali, ti dice anche delle medie, che adesso andiamo a vedere, una tabella con le metriche che indicano, diciamo, la comunicazione tra il browser e il server, i tempi che ci mette per fare, diciamo, queste comunicazioni, millisecondi, load time, la stessa cosa di time di document complete, indica il tempo, la richiesta iniziale fino a quando un browser genera l'evento onload, fino, diciamo, quando il browser considera la pagina caricata. Ok, questo non vuol dire che ha finito, che potrebbero esserci degli script in background che continuano a caricarsi, però per il browser l'evento onload, per chi magari fa JavaScript lo conosce un po' meglio, quello è l'evento che dice ok, il browser ha finito di caricare la pagina. Poi c'è first byte è il tempo fino a quando il browser riceve il primo byte della risposta del server, quello che dicevo prima, quindi faccio la richiesta, inserisco un indirizzo, faccio l'invio, il tempo che il primo byte inizia a tornare nel browser, quello è il first byte, quindi sarebbe meglio che stesse sotto i 300 millisecondi, 400-300 millisecondi, così quello è il primo byte che inizia a comparire nel browser. Poi c'è la metrica start trend, questo indica quando il contenuto inizia a visualizzarsi nel browser dell'utente, conosciuto anche come first paint, quindi il primo pixel, tra virgolette, che compare sullo schermo, inizia a renderizzarsi qualcosa di visibile, quello è il tempo che passa dal momento che io faccio l'invio al momento che il primo pixel, tra virgolette, compare sullo schermo, quindi un secondo e mezzo. In questo caso non indica che il primo contenuto che compare nel browser è utile all'utente, dice solamente che dopo quel tempo inizia a comparire qualcosa sullo schermo, ma non si sa cosa, se fosse utile o no, magari sono semplicemente delle pubblicità o qualche widget di terze parti, non è detto, dipende come è strutturato il sito. Poi c'è l'altro fattore, che è questo qua, user time, è una metrica custom che tu puoi impostare tramite JavaScript, per esempio, per misurare che un evento è avvenuto. Nel mio caso io uso per tracciare quando i font custom sono stati caricati e renderizzati, quindi viene fatto principalmente attraverso due funzioni principali in JavaScript, performance.mark e performance.measure. Performance.mark registra il tempo in millisecondi del navigation start, quindi da quando, diciamo, compare il primo byte a quando invece poi avviene questo evento, nel mio caso quando i font custom sono stati renderizzati, quindi dopo 3 secondi il mio sito applica i font custom e prima di quelli visualizza i font di sistema. Si possono mettere tante, diciamo, marcatori e tracciare diversi eventi nel nostro sito. Se il sito fosse complesso, tu puoi fare diversi marchi, chiamarli o visualizzare nel console log, vedere solo degli eventi per te mentre sviluppi, oppure addirittura tracciarli anche tramite Google Analytics. Lui registra sempre tutti questi marcatori. Dopo c'è Speed Index, questo qua è molto interessante perché è il tempo medio entro il quale vengono mostrate le parti visibili della pagina, espresso in millisecondi, dipende dalle dimensioni del viewport. Praticamente è una media che attraverso una formula matematica lui crea, diciamo, una media entro il quale un utente riesce a vedere qualcosa di utile e inizia anche a poter interagire con il sito, quindi una metrica di user experience. Poi abbiamo DOM elements. DOM elements sono tutti gli elementi che compongono la pagina. DOM è Document Object Model e praticamente non è altro che un tree, come se fosse un albero, di tutta la struttura di HTML, quindi body, head, poi non so, paragrafo, nel paragrafo e altre cose. È come se fosse un render tree, lo chiamano anche. E quello dice quanti elementi HTML ci sono praticamente nel mio DOM.
Document complete indica le metriche fino a quando il browser considera la pagina caricata, quindi quella cosa di prima, event on load, quindi quando per il browser la pagina è già stata caricata. Di solito dopo che tutti i contenuti e le immagini sono state caricate, però potrebbe non includere per esempio eventi di JavaScript, quindi se c'è poi JavaScript che cambia degli stati nel DOM, il browser quello lo calcola successivamente. Time è la stessa cosa di load time, vedete uguale, 218 218. Request sono i numeri delle richieste, quindi il numero delle richieste HTTP che prima dell'evento onload vengono fatte, quindi tutte le risorse che il browser chiede per costruire il sito, quindi file CSS, file font, file JavaScript, compreso anche le immagini, però esclude la prima richiesta del, quindi del file HTML. Scusa, sì? Se tu carichi una foto o qualsiasi cosa tramite Angel, consigli una richiesta a parte? Sì, perché se la richiesta è inclusa dentro il file di JavaScript, se fosse esterno anche solo inline, quello è una richiesta che viene fatta dal JavaScript, e sì, quindi è una risorsa in più che viene caricata. Quindi prima lui fa il parsing del JavaScript, quindi il blocca il rendering, vede che nel JavaScript ci sono delle risorse, scarica anche quelle risorse, quando il JavaScript, il parsing è finito, fa, esegue JavaScript e solo dopo te lo fa vedere nel DOM. Quindi JavaScript di solito blocca il rendering. Quindi se il file non fosse caricato in modo asincrono, il file JavaScript e tutte le risorse che ha dentro, il browser si blocca, fa il parsing del JavaScript. Non siamo ancora asincrono, però supponi che tu lanci 50 richieste asincrone, sì? Quindi qua la raccolga quando finiscono. Però diciamo, dal suo punto di vista scatta quel meccanismo che dicevi, che il server ne deve solo server una volta, quindi c'è quel bottiglia che dice, no? Se sono asincrone, lui probabilmente non le considera nel document complete. Se sono asincrone, lui probabilmente le carica dopo. Quindi inizia a far vedere quello che non è asincrono, e poi in modo asincrono, piano piano, quindi carica. Quindi full load. Esatto. Penso di sì, sì. Finirà lì. Sì, dovrebbe. Sì. Sì, perché fino a unload lui carica tutto quello che è non asincrono, non def, quindi tutto quello che lui trova nel documento. Poi quando becca dei file asincroni, quelli li carica in un secondo momento, quindi probabilmente finiscono nella seconda parte. Dipende, bisognerebbe fare dei test. E bytes in, il peso totale è la quantità di dati che il browser deve scaricare. Una metrica spesso chiamata anche page size, quindi il peso effettivo della pagina, di tutte le risorse che la compongono. Poi c'è fully load, appunto qua dice il momento quando tutte le risorse di una pagina, tra cui script di terze parti che non sono visibili, sono state caricate e la pagina è completa. Quindi di solito comprende qualsiasi attività viene attivata da JavaScript dopo che il principale caricamento della pagina è terminato. Questo è il numero delle richieste totali che il browser fa per raccogliere tutte le risorse della pagina, immagini, eccetera, quindi totali, compresi gli script async, tutte le risorse che sono dentro. E poi arriviamo, diciamo, a leggere il waterfall, ovvero il grafico a cascata. Quindi ogni riga di questo test, di questo risultato, corrisponde a una risorsa. Quindi inizialmente abbiamo il documento HTML, questo. Poi, non so, c'è JavaScript, altre risorse esterne, immagini, eccetera, CSS, possono esserci dei font, tutte le risorse che compongono il sito in un elenco, diciamo, come se fosse una cascata. La prima richiesta che fa il browser di solito viene fatta all'HTML, quindi spedisco la richiesta, la prima cosa che riceve nel browser è il documento HTML. Poi nel documento HTML inizio a vedere, ok, viene richiesto CSS, viene richiesto JavaScript, viene richiesto immagini, eccetera, e inizia a metterle tutte in sequenza di come vengono caricate effettivamente. Quindi è una, come se fosse una rappresentazione di come il browser costruisce la pagina. Praticamente il browser cosa fa? Ritrova dove risiede il vostro sito su internet, quello si chiama DNS lookup ed è questa parte qua scura. Risolve l'indirizzo del vostro sito .com o .it, lo segna un indirizzo IP, quindi per esempio come guardare una rubrica telefonica e associare un nome a un numero, eccetera.
Poi c'è la connessione iniziale, TCP connection, quello è il tempo che il browser ci mette per connettersi al server. È un po' come comporre un numero di telefono e aspettare che rispondano dall'altra parte. A volte succede SSL negotiation, nel caso di HTTPS potrebbe metterci anche un tempo in più proprio per il browser che col server si mette d'accordo, diciamo, con quale, in quale modalità sicura comunicare, quindi potrebbe metterci dei millisecondi anche in quel momento lì. E poi abbiamo time to first byte, TTFB, che sarebbe il tempo che ci mette il server per prepararsi a rispondere a una richiesta. Per esempio, cose che ho detto prima, cerca nel database qualche cosa, oppure, non so, deve connettersi a delle API esterne, quindi il server macina e poi risponde. Quindi questo pezzettino qua è il server che pensa come darti la risposta. E poi questa parte blu è effettivo downloading, diciamo, delle risorse, quindi quanto ci mette il server a spedire indietro queste risorse. Quindi il server, dal server parte e quando arriva nel browser passa un tot di tempo, in questo caso passa un sacco di tempo, questo non è un buon segno, per esempio. Questi sono, diciamo, le metriche più importanti di un waterfall. Quindi tempo di connessione iniziale del browser al server, tempo per il browser di ricevere indietro il primo byte e il tempo per caricare e mostrare il contenuto del browser. Questo, diciamo, è quello che avviene a grandi linee. E poi abbiamo invece un'altra misurazione in modo verticale, questi sono gli stati che avvengono man mano le risorse vengono caricate. Quindi start render, questo è quel famoso momento di quando inizio a vedere qualcosina sullo schermo, quindi quando il browser inizia a fare il rendering del primo pixel, eccetera, del resto dei contenuti, quindi quando il contenuto inizia a visualizzarsi nel browser dell'utente. Non vuol dire che il contenuto che compare è un contenuto importante, magari è solo, non so, una pubblicità e vedi lo schermo bianco, quindi bisognerebbe fare tutti i test. Poi c'è document complete, questo vuol dire che il browser ritiene che ha finito di caricare tutte le cose necessarie, considera la pagina caricata, succede l'elemento load nel browser, quindi il browser dice ok, ho caricato la pagina. Poi c'è fully loaded, abbiamo visto prima, che è il momento quando tutte le risorse di una pagina, anche gli script di terze parti che sono magari invisibili, sono stati caricati e la pagina è completa. Qui di solito bisogna fare attenzione, se vedete qualche testo rosso vuol dire che magari c'è qualche errore 404, quindi capita che nei siti ci sono delle risorse vecchie che sono state rimosse dal server, ma magari nella vostra pagina puntano ancora a quella risorsa lì crea un ritardo nel caricamento, quindi potrebbe capitare uno sfasamento tra una risorsa e un'altra, perché è arrivata quella risorsa, cerca di trovarla e non prosegue a scaricare il resto, quindi magari si blocca su quella cosa lì e il browser macina, e a volte sono anche problemi di server interni, l'errore 500. Poi il giallo sono più per lo più redirect, anche qui attenzione, perché una risorsa che fa redirect, magari fa 2-3 redirect, è un round trip time in più, quindi non so, avevo un file che poi ero nominato e ho fatto un redirect 301. Il browser cosa fa? Vede la vecchia URL, va, poi rifà il giro di nuovo e riscarica la nuova risorsa, quindi un tempo in più, un round trip in più, un giro inutile in più che il browser deve fare al server, e questo causa anche un round trip inutile, un ritardo. Possono capitare anche dei file che sono nella cache, però questo non lo sto a spiegare oggi. Qui potete vedere diverse cose, la cosa che ho detto prima del backend lento, quello del time to first byte, oppure se all'inizio di ogni barra ci sono delle connessioni aperte, quindi in quello di prima c'erano tutte le parti arancioni qua, quindi ogni risorsa riapriva una nuova connessione, questo di solito deve evitare di fare, quindi attivando tipo live per esempio questa parte si risolve subito. Così ci sarà solo nella prima risorsa, nelle successive non ci sarà. Attenzione per dominio singolo, quindi magari se voi avete più domini da dove vengono scaricate le risorse, in realtà su ogni dominio dovrebbe essere attivo tipo live. Però se sono domini esterni al vostro potrebbero esserci dei problemi lo stesso di quel tipo lì.
quindi voi sul vostro dominio lo potete controllare, ma su domini di terze parti no. Quindi se c'è l'arancia all'inizio di ogni barra, ci sono delle nuove connessioni aperte, attivate Keep Alive. Guardate se c'è del testo rosso, quindi se ci sono degli errori, guardate se ci sono delle barre molto lunghe, tipo se sono barre da un secondo e mezzo, tanto, quindi il tempo che ci mette una risorsa a scaricarsi. Magari sono cose molto pesanti, sicuramente sono o immagini pesanti, o fai CSS concatenati da 2 mega e passa. E poi guardate se ci sono dei gap tra una risorsa e un'altra. A volte succede che, non so, qui finisce una, questa non comincia subito alla fine, ma comincia un po' dopo, e vuol dire che c'è un problema di network. E anche lì andate a vedere un po' sul server cosa succede. Oppure potrebbe essere anche JavaScript che macina, fa delle cose. Buono di solito se le righe sono corte, tipo queste. Se ci sono meno righe possibili, meno barre arancioni possibili, barre di colore fluo più corte possibile, quello di time to first byte. In generale, se tutte le barre sono più corte, va bene. E poi le linee verticali di start render e document complete più vicine possibile. Questi due. Se anche tra di loro c'è uno spazio, c'è qualche problema di performance. Bisognerebbe analizzare diciamo le risorse che sono tra quelle due barre e capire cosa fanno, cosa succede. E se un waterfall fosse verticale, tutto verticale così, anche sarebbe un buon segno. Questo non è un waterfall ottimo perché va in discesa, non è né verticale, non carica le risorse velocemente uno subito l'altro, quindi se ci fosse delle barrette corte sarebbe meglio. Questo invece è una schermata delle connessioni, questo ti fa vedere appunto tutte le connessioni che sono state aperte durante il trasferimento del sito, delle risorse del sito. In questo caso tu puoi vedere degli anti-pattern, per esempio nel mio caso io utilizzo un protocollo HTTP2 e dal mio dominio si vede che dallo stesso dominio, qui, lo stesso dominio, molex.be, tutte le risorse vengono scaricate con una connessione sola e le altre sono domini di terze parti che io non controllo, quindi non, se loro non attivano la tecnologia io non ci posso fare niente. Mostra ogni connessione a un server e le richieste che vengono recuperate. Le parti chiare sono il time to first byte, quindi il tempo di attesa, e le parti scure sono il tempo di caricamento della risorsa. Adesso vediamo una demo, realmente. Facciamo un test di un sito qualsiasi, ditemi voi un sito. Vedete, qui io scelgo la location da dove fare il test. Se scegliamo Europa, è per esempio Francoforte, scelgo il tipo di browser, Chrome, e poi qua scelgo il numero di test da fare per fare una media, io generalmente faccio 3, e di catturare anche il video, e faccio partire il test. Dice che c'è una coda, generalmente quando vuoi su quella schermata principale, lui vi dice quando scegliete una location, ci sono tot test in coda, in questo caso non ce n'erano, però magari ce n'era uno che non ha mostrato. E quindi potete vedere, magari se una location ha 16 test di fronte, magari ci vedete qualcos'altro. Adesso il test è partito, quando ha finito inizia a far vedere quei risultati che abbiamo visto prima negli screenshot, così possiamo andare a vedere la funzionalità Filmstrip, quella cosa che vi dicevo dei... Quella cosa che vi dicevo dei fotogrammi, no? Così capiamo come è avvenuto il rendering. Adesso lui ha fatto solo il primo dei 3 test, però boh, andiamo lo stesso a vedere. Vedete che ha creato anche un URL qui, result, e poi c'è un codice univoco. Voi questa URL potete condividerla, è buono che si può condividere, si può salvare anche solo per fare il confronto dopo l'ottimizzazione. Ecco, ci siamo. Vedete, un film si chiama Filmstrip, la visualizzazione Filmstrip, e qua vi fa vedere che per esempio con quelle condizioni lì, con Chrome, da Francoforte, con una connessione a cavo, quindi 5 megabit più o meno, c'è un utente che con quelle condizioni per 4 secondi avrebbe visto la pagina completamente bianca. Questa è la cosa che si chiama start render, quindi
diciamo, il primo pixel, tra virgolette, che è comparso sullo schermo, e fino al completamento visually complete sono passati 14 secondi. 14 secondi, eh? Vuol dire che da qui, da 4,5 a 11, c'era uno spin che girava. Sono tantissimi. Sì, sono tantissimi. Questo vi permette anche di fare intervalli un po' più corti. Non so, voglio farvi visualizzare con un decimo di secondo, con la frazione di un decimo di secondo, posso anche farlo, ma non è il caso, io generalmente uso sempre come referenza mezzo secondo. Poi ci sono altri parametri di come far vedere il risultato finale, però non mi sembra nemmeno che sia stato completato, non so, magari lo slider o la pubblicità. No, quelli sono, diciamo, che siano le puntate in diretta. In ogni caso, 14 secondi è oltre di parecchio. Ragione anche lui, c'è da considerare che ci sono tutti i video in streaming, in diretta. Sì, poi qua vedete per esempio quella cosa che vi dicevo del redirect. Lui per esempio anche solo redirect da Rai TV a www.raitv o Rai Play, ha fatto da Rai TV a redirect a Rai Play. Sono passati 100.000 secondi, però in alcuni casi possono essere di più, quindi comunque è un redirect inutile, vedete che è in giallo, quindi poi il resto del sito è replay. Qui poi sono un sacco di risorse, 163. Comunque questa funzionalità qui vi serve per capire diciamo quando un utente con quelle condizioni lì più o meno riesce a iniziare a vedere qualcosa sullo schermo. Quindi questa è una metrica per esempio di user experience, quando stiamo parlando di caricamento totale piuttosto che altre cose. Qua parliamo proprio a livello visuale di come una persona ha percepito questo sito quando è andata a visitarlo. Da questa schermata potete anche creare un video utile sia per voi che per il cliente. Quindi se un cliente magari si trova in difficoltà a vedere tutti quei risultati, voi gli mandate un video e gli dite: questo è come si carica il tuo sito su una connessione ADSL. Frustrante, eh? Tra l'altro deve essere aggiornato questo sito. Questo è un altro strumento che è compreso in Web Page Test ed è molto, molto utile, soprattutto per far vedere agli altri cosa vogliamo dire. Qui addirittura potete fare una comparazione, quindi dalla schermata principale voi potete cliccare su questo tab Visual Comparison, e qui per esempio possiamo fare un Rai, cos'era? Rai TV, Rai.tv. E poi qui mettiamo un altro sito, mettiamo Mediaset per esempio, Mediaset, Mediaset.it sarà, e praticamente lui cosa fa? Fa un test e crea un video di comparazione tra due siti. E quindi per esempio in questo caso è uno strumento utilissimo perché, non so, un cliente o un collega che non ha del tutto capito queste sono le web performance, perché bisogna farle, gli potete far vedere questa modalità qui, dite: guarda il sito sul quale stiamo lavorando adesso, e guarda il concorrente come lo fa. Se il concorrente fosse più veloce, sarebbe una motivazione in più a migliorare le performance. Stessa cosa a un cliente, gli potete dire: guarda tu come sei con confronto al tuo concorrente, e dice: no, fammelo. Quindi è un punto anche a vostro favore nel momento di vendita di un servizio. In genere l'abbandono a volte è non più fatto, vero? Ma dipende, diciamo che l'utente si aspetta sempre la stessa velocità sia su mobile che su desktop, quindi su schermi piccoli o grandi vuole il sito istantaneo. In realtà ci sono proprio delle cose a livello di cognitivo, cioè perché alla fine è neuroscienza, poi noi abbiamo sempre bisogno di velocità, guardate quei pulsanti nell'ascensore, chiudi porte, oppure attraversamento della strada pedonale, quelle cose lì, oppure
non so, anche i treni veloci, le strade più veloci, la gente vuole velocità, stessa cosa viene sul web, quindi è proprio un nostro... Sì, sì, la fretta ormai è il abbiamo questo video e poi sono finito. Questo è il video di... farò vedere. Chi, diciamo, è più performante. È vero che i secondi qua sono di più, qua sono di meno, però bisognerebbe vedere quale sito inizia. Carica meglio perché carica prima. Meglio se inizia a far vedere qualcosa sì, di più. Carica prima così, però poi in realtà fa vedere prima. In prospettiva per la Rai, il primo secondo... Quale sarà il contenuto più utilizzabile? Più... Qui sì, dipende, infatti vedete questa barra. Vedere se scrollando ci sono dei c'è, c'è uno studio che questi signori stanno facendo e questo è uno studio che potete far accedere da lì, potete prendere parte e loro vi mostrano diversi siti e dicono qual è secondo voi più veloce, voi cliccate questo, questo, questo e poi completate il test. Loro poi penso che più avanti faranno, cioè metteranno dati a disposizione di tutti, quindi è un test pubblico, i dati saranno resi disponibili per tutti. Scusa, c'è modo di salvare quel video? Sì, sì, lo puoi scaricare. Puoi scaricare il video, te lo scarica in una risoluzione bassa, però basta per far vedere. Poi sì, dei trick si possono controllare la disponibilità delle risorse, quella cosa che vi dicevo prima, se magari una località ha tanti test in coda, voi andate su quella pagina, a quel link che poi troverete nel site, e vedrete una lista di tutte le location e tutti i test che sono in esecuzione, eccetera. Quindi potete per esempio vedere quella pagina e dire ah, questo qua è vuoto, facciamo un nulla lì. Tornate alla home page, scegliete quella location, non Francoforte, non so, Praga, e fate il vostro test. Poi potete generare un waterfall personalizzato, quindi per esempio restringere solo la visualizzazione a top rig, oppure addirittura a una fase, diciamo, del rendering del vostro sito, non so, da first byte a... oppure da start render a, e potete analizzare solo quella fetta in modo da non avere tutto il rumore del resto del waterfall. Poi per esempio potete elencare tutte le immagini che sono comprese nelle risorse di quella pagina che state analizzando, quindi ci sarà una pagina con tutte le immagini che ci sono su quella pagina che state analizzando, il peso, i link e altre informazioni. Flow view, cos'era già? Flow view? Ah, flow view sono delle impostazioni che potete fare, qui ci va un, diciamo, un utilizzo avanzato, potete fare dei log data e simulare praticamente una visita, quindi per esempio, non so, simulate una visita che il test prima va nella pagina blog e poi va sulla pagina articolo e vi rilascia i risultati però della pagina articolo. Il test viene fatto sulla pagina articolo, però magari su... cioè, essendo una visita che passa prima da un'altra pagina, su quella pagina potevano esserci delle risorse che sono magari poi state messe nella cache, e quindi quando voi visitate l'articolo la velocità si riduce, quindi quello, diciamo, riproduce una visita un po' più realistica, no? Da parte di un utente, perché non sempre l'utente finisce direttamente sull'articolo, o viceversa, non so se è chiaro. Quindi voi potete fare un percorso, lo mettete in un campo personalizzato che c'è lì nella schermata delle impostazioni, così diciamo, il test viene più simile a una condizione reale di un utente. Poi potete fare delle autenticazioni in manipolazione del DOM. Qui per esempio, se avete un'area riservata, potete impostare login e password e l'ID del form, e lui si logga e fa il test di una pagina per esempio privata. Quindi è utile per esempio per testare dei back-end, le interfacce di back-end, non so, per esempio il back-end di un CMS oppure di un'applicazione web che state realizzando. E poi potete simulare quella cosa che ho detto prima, SPOF, quindi Single Point of Failure, quindi mettete uno script da bloccare nella vostra pagina da analizzare, lui automaticamente blocca quello script e vi simula di come per esempio si bloccherebbe la pagina a metà se una risorsa non fosse disponibile. Poi altri casi avanzati di utilizzo, ci sono disponibilità di REST API, quindi potete visualizzare i risultati sotto forma di
XML, anche poi mi sembra che anche CSV, ci sono diversi formati e potete integrarli con il vostro sistema di monitoring, eccetera. Poi c'è Continuous Integration, mi sembra che si integri, c'è tutta la documentazione per integrarlo con un wrapper di Node.js, con Travis, Travis CI e Jenkins, quindi ci sono delle integrazioni con Continuous Integration, con sistemi di Continuous Integration. E poi è disponibile, come vi dicevo prima, un pacchetto da scaricare per installare un'istanza privata, potete configurare la vostra macchina Windows con tutta, leggendo tutta la documentazione, e ce n'è un bel po', e quindi potete fare dei test vostri. Ci sono altri tool per fare i test sintetici, c'è Islow di Yahoo, analizza le pagine basandosi sulle regole di web performance di Yahoo. Io generalmente uso l'estensione in Chrome per vedere il peso totale e il numero delle componenti di una pagina. Una cosa buona che lui fa vedere, non lo fa con JavaScript, ma per esempio lo fa con CSS, lui ti fa vedere le immagini normali che sono presenti in una pagina, in più ti fa vedere le CSS images, quindi ti fa vedere il peso e il numero delle immagini incluse nel file CSS. E quello potrebbe essere anche utile come dato. Non ho visto nessun altro tool che lo fa. C'è un'estensione per Chrome, praticamente cliccate il pulsante in Chrome e lui sotto vi compare una barra, lanciate il test. È simile agli altri tool, ma ci sono delle cose in più. Poi ci sono i Chromium Tools. In ogni browser abbiamo, se facciamo Ctrl-Shift-I, compaiono i DevTools, gli strumenti per gli sviluppatori, però ci sono delle cose anche per le performance, come il Tab Network e il Timeline. Sono entrambi tab che registrano tutte le cose simili a Web Page Test. Potete eseguire dei test praticamente dal vostro browser. Fate una registrazione, ricaricate la pagina e lui vi fa vedere tutte le risorse, tutti i relativi dati, il waterfall c'è anche qua, quindi un po' quello che fa Web Page Test però nel vostro browser. Abbiamo Pinbo Website Speed Test, è un altro sito tipo Web Page Test, però quello fanno un servizio a pagamento, anche lì ti fa vedere uno score tipo Web Page Speed, non so, 80 su 100, e vi fa vedere anche waterfall eccetera. Poi c'è Yellow Labs Tools, questo vi suggerisce anche delle cose da front-end, per esempio classi inutilizzate nel CSS, vecchi prefix che non sono più attuali, non so, vecchi, l'Opera o altri browser, quindi quello lì è molto utile, segnatevelo, l'ho scoperto io recentemente, è di gruppo NCC Group, mi sembra, di Londra. Se poi c'è SiteSpeed.io, che è un command line tool, anche quello serve per avere dei test sintetici. Le principali cause di pessimo web performance sono le immagini e i formati errati non ottimizzati, file testuali JavaScript e CSS non compresi con gzip, file JavaScript e CSS non minificati non vuol dire non compressi, compresso è per esempio con gzip, quindi il browser poi scomparte il file, invece minificati vuol dire togliere tutti gli spazi, i simboli inutili, fare un file poco leggibile, sia CSS che JavaScript. Utilizzo di troppe font personalizzate, ogni font aggiunge una risorsa in più, quindi se utilizzate tanti font e in tante versioni, per esempio bold, 700, 400, 900, italic, eccetera, quello è tutto volume in più che deve essere trasferito. Poi magari molte regole di CSS non utilizzate nel front-end, quindi magari arrivano in CSS, e nella home page magari utilizzate il 50%, quindi anche lì ci sono diverse tecniche come il critical CSS, che su ogni pagina viene criticato solo lo stile che serve, oppure spezzare i file in parti diverse, ci sono diversi modi per farlo. Poi video che scarica in automatico, scrivi in terze parti non raggiungibili, questo l'abbiamo visto. Cose fuori controllo sono la rete, i browser in utilizzo degli utenti, l'hardware dei dispositivi, la location geografica, sono tutte cose che non possiamo controllare purtroppo. Questi invece sono alcuni metodi, no? Riducete le richieste HTTP al minimo, quindi meno richieste ci sono, meglio è, quindi il mio visto RAI è un po', ma vabbè, guardatevi poi per netbook.it
e ne ha, mi sembra, 900 richieste. L'ho visto ieri e mi sono messo le mani nei capelli. Poi ottimizzate le immagini, oltre a Photoshop ci sono diversi tool come Image Optim per Mac, poi ci sono dei tool da command line per Grant, ci sono delle cose che puoi fare quando fai la build. Minifica i file CSLJS e diciamo, tutti i file testuali, comprimete i file con gzip, utilizzate Content Delivery Network, mettete CSS nell'head e JS prima della chiusura del body e concatenate CSS e JS, però non serve con HTTP2 per il discorso di multiplex. HTTP2 si butta una connessione sola, quindi se voi diciamo concatenate tutto in un file pesante è un anti-pattern, perché con HTTP2 voi anche se avete file multiple lui con una connessione si distrae da tutti, invece con HTTP1.1 avrebbe senso fare questa ottimizzazione. E poi evitate i redirect, abbiamo visto perché. Diciamo che le immagini sono l'offensiva maggiore e la cosa più facile da ottimizzare, quindi non serve per forza essere un esperto. Per esempio i signori di DexSecure hanno analizzato 4 milioni circa di immagini dai 500.000 siti top in httparchive.org per un totale di 195 GB di dati. Hanno trovato che il 38% di quelle immagini aveva dei metadati dentro, quindi dati referenti alla telecamera piuttosto che posizione GPS, cose che l'utente non possono essere di poca utilità. I metadati occupavano nella media il 15% quasi del totale del peso delle immagini. Quindi tutti i metadati via, perché a meno che è un sito di un fotografo che mostra EXIF, eccetera, non hanno proprio senso. Leggete i libri sulle web performance, perché è importante. Io qua ne ho diversi. Un libro che ho letto di recente è molto interessante, questo parla più che altro di come sono importanti le metriche di business relative alle web performance, quindi tutta la questione di per i siti e-commerce. Qui ci sono un sacco di case studies ed è molto utile. Tra l'altro ha scritto Tammy Evers, che è un director content di Soasta, un libro più che altro culturale. Poi c'è questo libro qua, un libro tecnico come usare web page test, che parte in modo molto semplice fino a questo punto qua, e da qui in poi diventa tutta roba molto complessa, e gli autori sono membri molto attivi della community. Ed era questo libro qua, troverete poi il link a questo libro qua di Lara Hogan. Lei è una performance engineer director di Etsy.com, un negozio e-commerce che vende cose fatte a mano, eccetera. Un ottimo libro culturale per designer e sviluppatori, ma anche persone che occupano in generale nel web, diciamo. E poi questo qua, più che altro per sviluppatori front-end, per come costruire siti responsive e in modo responsabile. Scott Jail è web developer in Filament Group, lo stesso gruppo che offre un sacco di strumenti su GitHub per le web performance, critical CSS, poi load CSS, load JS, sono tutte librerie ottime per ottimizzare. Poi abbiamo diversi blog, iscrivetevi a questi blog, sono curati da diversi personaggi della community. Guardatevi i video corsi sulle web performance, ci sono due corsi gratuiti di Udacity, sono corsi fatti da Google, da Ilya Grigori, che è un ingegnere di Google, è web performance advocate. Sono due corsi gratuiti, poi questi due corsi sono a pagamento, ma ne vale la pena. Sono corsi di Aurelie Media, uno di Steve Souders e l'altro di Kent Alstad, un membro attivo della community e lavora per Professor Edware. Poi partecipate alla community, Meetup, poi il gruppo su Slack, internazionale in inglese, e poi c'è un gruppo su Facebook, sarà su 100 persone più o meno. Leggete e studiate case studies su PPO Stats. Questi, diciamo, case studies aiutano a convincervi che le performance contano e convincere anche i vostri clienti, come dicevo prima, i colleghi, che bisogna prendere le performance sul serio, che non è alla fine una cosa che si fa poi, ovvero mai, cioè una cosa che dovreste integrare nel vostro workflow, che fate front-end, back-end, o fate anche solo content strategy, dovete sapere almeno le basi e come funzionano le cose. Se non misurate e ottimizzate i vostri siti, questo le persone probabilmente lo noteranno, e mentre visiteranno i vostri siti lenti probabilmente non torneranno, andranno dai siti della concorrenza,
soprattutto da mobile. Questo case study dice che il 23% delle persone ha maledetto il proprio dispositivo mobile, l'11% ha urlato contro, il 4% l'ha gettato via dopo aver percepito proprio problemi di performance durante una transazione. Quindi succede questo con il 4% delle persone. E questo è tutto, così ho finito con questo parola.